Siamo in pubblico, Luca? Siamo pronti, possiamo iniziare, te Carlotta. Il mio ruolo è unicamente di ringraziare a nome del presidente De Gennaro, anche se c'è la presenza del presidente Amato, quindi sostanzialmente servo unicamente ad aprire e a ringraziare tutte le persone che generosamente, professori che regalano il loro tempo ai Centro Studi Americani e a chi assiste a queste vostre conversazioni. Vorrei ringraziare il ministro Barucco e il ministero che ci sta supportando con grande vicinanza. Lasciate anche che ringrazi Sisco, che è un socio del Centro Studi, che in tutto questo periodo di lockdown e post-lockdown ci sta assistendo con appunto la loro tecnologia, che è sicura e quindi permette la serenità della nostra conversazione. Io veramente vorrei solo ringraziare, ma lascio la parola al ministro che vedo collegato. Secondo. Allora, sì. If you allow me, if I'm not mistaken, there is in the next panel there is a person that doesn't speak Italian. So if you allow me, I will speak in English. I just have a few words to say as an introduction, but it's not really actually an introductory remark because the subject and the topic that will be discussed in the two panels are so important, and especially, I would say, in the current circumstances, that perhaps you will be kind to me to allow me to say something more about the subject and the situation in which we live now. If you remember, first of all, I want to thank the Center for American Studies and the director and the president and all the staff and all the participants to this event. If you remember, when we actually approved the project 1 year ago, the situation was completely different. I don't think any of us could think or could forecast what has happened in the past 3 months. And what is even more interesting is actually that the current project is even more important and actually in line with our priorities and with the circumstances that we are living that we thought before. One of the things, actually, I think, is John Eikenberry that wrote recently that one of the early victims of the COVID crisis was actually multilateralism and international cooperation. And we all remember in the first week of the crisis, the scramble for masks and ventilators, that was actually a very poor display of cooperation and multilateralism. The last 3 months have been a period extremely, a terrible period for our country and for most countries in the world, all the countries that were affected by the crisis, but I would say that from the point of view of the policy planning, think tank community, etc., there has been an incredible effort in trying to understand what is happening and how can we interpret what is happening now and what will be the world after the COVID. And I think there is agreement on some aspects. And one of the things that in the policy planning unit of the Ministry of Foreign Affairs, we actually interpreted the impact of COVID from the beginning as an accelerator or a fragilizer. In a context of fragility and fluidity of the international order, of an order which was already volatile and fragile, the COVID crisis is actually even more an accelerator and a fragilizer. And we have seen that, especially, of course, from the emergency, the health emergency, but we are seeing it from the point of
view of the economic recession and the social impact of the crisis. And we see also from the point of view of the global order and the competition between US and China, the rise of populism and nationalism, the crisis of multilateralism, et cetera, et cetera, et cetera. And of special concern for our country, for Italy, it has to do with the impact of the COVID crisis in the proximity, in our neighborhood, in the enlarged Mediterranean, in Africa, and the combined impact of the dynamics of oil prices, of the remittances, and linked to the recession. And this is actually the coming months will be extremely important. It will be extremely important to monitor what is happening and trying to help as much as possible the countries affected. There is an internal dimension. This is very important, I think, for a country like Italy and for the European Union. Of course, the emergency is internal, but we must understand that for us, the emergency is also external. And that's to do with the impact of the crisis and the coming depression and the coming recession to countries that are closer to us. I will just go to the conclusion. I think I spoke even too much. And I come directly to the point of the conference. You know, a large part of the debate about the impact, about the post-COVID world and the impact of the crisis has to do with multilateralism and the future of global economy and trade. Of course, the WTO was not in good shape before the crisis. It's even in worse shape now. And there is a paradox in what is happening in some of the ideas and proposals that have been put forward. And I don't know if some of you remember the Lone Rider battle that Italy fought within the European Union against, I would say, against everybody. And it was about the granting of the market economy status to China. The argument was simple for us, and it was that China is not a market economy because the state and the party, through different instruments, subsidies, barriers of any kind, protection of et cetera, et cetera, et cetera. The cool issue is that state and the party play a major role and the dominant role in the economy. And if we look at the current debate in Europe, in the US, in most of the Western country about the global economy after post-COVID, we will see that most of the measures taken and proposed are part of the anti-globalization and anti-Chinese narrative in the West. One of the first things that the EU did was actually the relaxation of state aid. So allowing, of course, all of us to help the companies that were in a dire situation. And of course, the whole debate about the protection of investment and the protection of some strategic sectors. And I would also say that the whole idea that is now very strong that has to do with the reconsideration of supply chain and the onshoring and regionalization of supply chain, it is something that is actually a lot of consequences. A lot of these proposals are excellent. Personally, I am in favor of some of them, but I think we all must be very careful about the possible consequences on the actually same fabric, on the same fabric of the multilateral order and of the institution that support the multilateral order, and in particular the WTO. And I just finish about what we can see as a sort of silver lining of what is happening. I don't think any of us 3 months ago could also think of the kind of measures that have been approved in less than 3 months or are now are under discussion in Brussels. We had the relaxation of state aid, we had the intervention of the European Investment Bank, we had the SURE, now we are discussing the recovery fund, and there is a discussion also of the EMS, all things that are completely unprecedented and that actually project the sense of responsibility that most of European leaders are actually having in this circumstance. And this reminds us very much, of course, and the comparison has been made with the Marshall Plan and the whole construction of the international liberal order after the
the World War, the Second World War, which was very much the projection of the New Deal. So the idea that once I fix things at home, I must fix things abroad. I think that the EU has always been extremely strong on multilateralism and cooperation, has been the pillar of the multilateral trade order and WTO, but has also been the pillar in terms of cooperation and aid to development. I really hope that the same resolve, and I'm very confident that the same resolve and ability in dealing with the crisis that we are showing now, we will show in the future for the crisis of the WTO and the multilateral trade order, and of course for the situation of our neighbors and country that are in the current circumstances. And as we are at the Center of American Studies, I just want to remember how strong and how embedded is the same kind of vision in all quarters, in the academy, but also in the government, in all quarters in the US, and how strong is the same vision in favor of a world order based on cooperation and multilateralism. And sorry for speaking too much, but the subject is something that is very close to my heart, also because I started my diplomatic career with actually being a member of the Italian delegation for the creation of the WTO. And I actually leave it to Carlotta or to the chair of the first panel. Thank you very much. Perhaps I have to speak. Yes, it's my turn. I think it's time for me. So I am honored to have been invited to chair this distinguished panel, and would like to thank warmly the organizers at the Centro Studi Americani for the invitation. Do you hear me correctly? Yes. This session of the conference will discuss the perspectives of an institutional reform of the WTO, taking into account rather old issues such as the deadlock of the its dispute settlement mechanism, and new challenges such as the today emergence of COVID pandemic and its impact on multilateral trade. In fact, COVID aggravates the existing crisis of the WTO and of the multilateral trade system. This is, in my opinion, the starting point of the present discussion. I am honored to introduce the three highly reputable speakers who are going to share their views on this important topic. I am aware that this introduction is rather a pro forma, as these speakers are very well known and need no introduction. The discussion will be opened by Professor Giuliano Amato, who is currently judge of the Italian Constitutional Court and Professor Emeritus at the European University Institute in Florence. He gives yearly seminars at the Law School of the New York Columbia University. He has been member of the Italian Parliament for 18 years. He was undersecretary to the Prime Minister's Office, Minister for the Treasury, Minister for Constitutional Reforms, Minister of Interior, Deputy Prime Minister, and twice Prime Minister. He also headed the Italian Antitrust Authority, was Vice President of the Convention on the Future of Europe, and Chairman of the International Commission on the Balkans. He chairs the Istituto della Enciclopedia Italiana and the Centro Studi Americani, which is hosting today's conference. He has been full professor of comparative constitutional law at the University of Rome School of Political Science from 1975 to 1997. Professor Amato has written books and articles on the economy and public institutions,
European antitrust, personal liberties, comparative governments, government, in European integration, and humanities. The second speaker in order of appearance will be Professor James Backus, who is the Distinguished University Professor of Global Affairs and Director of the Center for Global Economic and Environmental Opportunity at the University of Central Florida. Professor Backus was a founding judge and was twice the chairman of the WTO appellate body. He is a former member of the Congress of the United States from Florida and a former international trade negotiator for the United States. He served on the high-level advisory panel to the Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change, chaired the Global Commission on Trade and Investment Policy of the International Chamber of Commerce and the Global Sustainability Council of the World Economic Forum, and is a member of the advisory board for the United States chapter of the United Nations Sustainable Development Solutions Network. For more than 14 years, he chaired the global practice of the largest law firm in the United States and one of the largest in the world. He is the author of the books Trade and Freedom, published in 2004, and The Willing World, Shaping and Sharing a Sustainable Global Prosperity, published by Cambridge University Press in 2018. The Financial Times named The Willing World one of the best books of 2018. Last but not least, Professor Giorgio Sacerdoti is Emeritus Professor at Bocconi University, Milan, where he has taught international and European law, specializing in international trade and investment law, contracts and arbitration. From 2001 to 2009, he has been a member and once the chairman of the WTO appellate body. He acts as an independent arbitrator in international investment and commercial disputes, and as an advisor in international business matters. He is listed in the ICSI roster of arbitrators. Professor Sacerdoti has more than 40 years of experience as an advisor and litigator in international business transactions. He is a counsel at CBM and Partners law firm in Milan. He operates in civil law as well as in common law jurisdictions, and is a frequent speaker at international conferences, author of several books, and a contributor to legal journals and magazines. Before giving the floor to the speakers, I would like to remind that this conference falls within a project launched 1 year ago by the Centro Studi Americani with the partnership of the Italian Ministry of Foreign Affairs and the International Cooperation, Sapienza University of Rome, and the European Council on Foreign Relations. This research was directed towards the production of working papers on critical legal issues undermining the functioning of the WTO. At the time, 1 year ago, the pandemic was completely unforeseen. It was decided to focus the content of these papers on two tricky and sensitive topics. On the one hand, the stalemate of the WTO's dispute settlement system, and on the other hand, the practice of self-qualification, self-election of many WTO members as developing countries entitled as such to trading special and differential treatment. It should be stressed that both these questions are at the origin of US contestation over the WTO system. Originally, it was planned to give room to the presentation of these papers in today's conference. But of course, given the online format due to COVID emergency, the program had to be reduced and there was no time left for this.
Therefore, before giving the floor to the speakers, it is my duty to report briefly on the papers written by three young researchers, Dr. Ilaria Spada, Assistant Professor of International Economic Law at the University of Italian Switzerland, and Dr. Flavio Frasca, Teaching Fellow of EU Law at Sapienza University. They produced papers on the crisis of the WTO dispute settlement mechanism. Dr. Michela Lampone, External Relations Officer at Centro Studi Americani, wrote a paper on the issue of reforming the developing country notion in the WTO framework. Dr. Espa and Frasca provide a clear and thorough analysis of the reasons of the WTO dispute settlement system stalemate and suggest solutions to overcome the US blockage of the turnover of appellate body members. As I suppose that Professor Sacerdoti will go comprehensively into this topic during his presentation in a few minutes, I do not want to discuss too much of these very complex questions, and so I do not enter into details regarding these papers, which are of great interest, of course. In her paper on the developing country notion, Dr. Lampone defends the present practice of self-election as developing countries, arguing that the benefits related to the developing country status within the WTO and their implementation depend essentially on the bargaining power of the nations involved, rather than on the self-election mechanism. Conversely, alternatives to self-declaration that introduce differentiations among developing countries could have the negative effect to break coalitions which are crucial to weaker players in negotiations. At this point, I'm happy to finally open the discussion. Please, Professor Amato, the floor is yours. Do I have the microphone? Yes. Well, thank you, Chair. I feel a little bit embarrassed in taking the floor before two great experts in the topic, which is the topic of this panel. They know much more than I do, and they can be much more useful than what I can say. Therefore, allow me to be a little bit, let's say, in between the two panels and the topics of the two round table. My first point has to do with something really general, I would say. The fact that we tend to think that multilateralism, and the WTO is the one of the main expressions of it in our time, and leadership by a great power are somehow not compatible with each other, and it seems so. If the world is run by a leading country, it cannot be run by multilateral governance. It's not so simple. Our experience tells us that the best condition for multilateralism is a world where there is a leading power that shares the sense and the goals of multilateralism as it was years ago when the US was the leading country of the world. Like it or not, nowadays, in a world that has no leader, because nowadays the world has no leader, multilateralism itself is very much difficult to practice, because what is prevailing is conflict as such, is the multiplication of conflicts. And conflicts erode
the legitimacy itself of multilateral governance much more than leader can do. The fact of the matter is that nowadays, in a world, and we all know, and Minister Barucco has said it before, in a world where cooperation is badly needed, even more than before, when global cooperation is badly needed, we have no leader, reduce multilateralism and multilateral institutions in a deep crisis, with the great power, because great power it has remained, the US, playing somehow a role that openly goes against multilateral, mostly multilateral institutions, and mostly the WTO. We all know the conditions under which this is happening. We all know about the trade wars, protectionist policies, bilateral deals, agreements country by country. So war and peace, both of them occur outside the framework of the multilateral institutions. Furthermore, as you were already noticing, the position of the US is also specifically aimed at paralyzing the functionality of the WTO. We have here a former member of the appellate body, such as Professor Bacchus, and he well knows that the appellate body has been strangled little by little. How? Throughout the opposition of the US to the appointment of the new members. And therefore, without the appellate body, the entire structure of the system is somehow seriously, heavily injured. Here is where we are. And let me notice on this point that the importance of the appellate body is really crucial for giving to the world the sense that here there is an institution that works and that is, that has a sort of efficacy in pursuing its mission. I remember I had, as a colleague in antitrust at the European Institute in Florence, Klaus Ellermann, after he had left the legal service of the European Council and had gone to the appellate body of the, I see Professor Baku smiling, so I assume that they have worked together there. And when we met in Florence, he was telling us about the cases and the solutions that were given. And so we had the sense of a very mature and sophisticated case law that is typical not of primitive or approximate institutions, but of well-rooted institutions of law. So what has been happening in the last years has been somehow the erosion, the decay of something that had already reached a remarkable condition of development. Where do we go from here?
Well, first of all, let me say that I think that we won't go anywhere before the American elections. Not necessarily because only a new president might change the current conditions. Of course, a new president might do more easily than the incumbent one. But also President Trump, should he be elected in a second term, could see the world in a different way and could approach these very things in a new mood. This has not to be excluded. What has to be excluded, in my view, is that something might change before the elections. I tend to think that the starting point for a reform necessarily has to be the basket of complaints that the US has been repeatedly raised against the shortcomings of the WTO as it is now. And Professor Fabbricotti was already pointing at some of these items in her introduction. The rate of non-compliance has become high, so this is a problem. There is a relationship between non-compliance and sanctions against those who don't comply that is very much objectionable. Subsidies, hidden subsidies, do exist. This is something in relation to which President Trump is right, like him or not. But this is, he makes a point that does exist. The world economy is somehow distorted by companies that compete, availing themselves of state subsidies that are hidden somewhere. So I don't enter into the dispute Boeing Airbus, but we Europeans know that Airbus is not staying in the market, not even being completely, if you want. But here we know that there is a problem. There is a problem with the state-owned enterprises. There is a problem. It's not subsidy. It's very similar to subsidies, but it's there. It's there, and China is a great protagonist of this kind of problem. I'm very much uncertain on the self-election as developing countries. Honestly, when I was prime minister, I happened to have meetings in which my richer interlocutor, richer not personally, but because of the wealth of his or her country, was speaking as a developing country. And I was thinking that I'd like to be a developing country as he was representing, instead of being one of the first seven economies of the world, but in a worse condition than his. And he had all of the advantages of the self-developing country. So I understand the objections, but the fact of the matter is that if you qualify yourself self-developing, you have advantages over the others. So, I mean, some sort of third party's opinion on this condition should be considered as fair, I would say. But
On this matter, Sacerdoti and Bacchus know more than I do. So this is really a sort of personal position linked to a very partial experience in the sector. Something that finally I want to say that has not directly to do with the WTO difficulties and possible reforms, is that we have to be prepared to a world in which the possible, let's say, conflict is not necessarily between overall free trade, as we tend to think the world should give us, and protectionist barriers for closing national or regional markets as such. There is something more, let's say, nuanced, in my view, much more acceptable than protectionism as such, but not completely open market, that has been suggested by our experience with the pandemic. And what has been suggested? The following very simple thing, that if you need just to fight your battle against the pandemic, a product, mask, ventilator, medicine, whatever, see, that the global market division of labor has given to a country that is currently locked because of the pandemic, the only supplier of the product that you need is unavailable. And not because of political decisions of somebody, but because of what has happened. So the necessary implication of this condition is that also in the supply of this kind of essential goods, a differentiation of the risk should be adopted, very similar to the differentiation of risks that is adopted in the financial markets by any financial institution. And therefore, you should preserve other possible producers in your region, in your own national market, creating somehow a balance between the benefits of the global market and the division of labor that it produces in the best market condition, and the protection of some of your basic interests that requires what I define differentiation of risks. And this is all what I can say. I thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Professor Amato, for your excellent presentation, which is wide-ranging and very stimulating. There could not have been a better start than this. I now give the floor to Professor Bacchus. Thank you so much. Let me say, first of all, what an honor it is to be joining all of you, albeit virtually. I look forward to being with you in person next year in Rome. Second, I want to say what an honor it is to be on a panel with these two fine colleagues. Professor Amato's reputation is worldwide, as I'm sure Italians know, and we've already benefited from his insights today. And then Giorgio Sacerdoti and I spent a few years sitting around the same table talking about a lot of these issues. And I
I look forward to going back to Italy in no small part to see Giorgia, whom I love and admire deeply. The fact is that Giorgio and I agree on just about everything. So what I'm going to do is defer to him discussion about the crisis and dispute settlement, and also the challenges posed immediately by the pandemic, and discuss the situation more broadly. You can assume that I agree with everything Giorgio will say. There may be some nuances that we can sound out in any question and answer period, but there won't be many. As we all know, our trading system now is a multilateral system that involves 164 countries and covers 98% of all world commerce. This did not happen overnight. We spent 70 years building this system. It was in 1995 that we achieved our goal of transforming the GATT into the World Trade Organization. But now another quarter century has passed. Giorgio's not getting any older, but I'm almost old enough now to serve on the Apollo Bible. 25 years on, we're looking now at these rules that bind us in a changing light, an ever-changing light from an ever-changing global economy. The rules were written in the 20th century. Here, 20 years into the 21st century, it should not be overlooked that most of these rules are still working quite well. Every day in every part of the world, almost all of trade occurs almost entirely consistently with WTO rules among all WTO members. This is, enhances the flow of trade, it increases the gains from trade, it increases overall and national prosperity. But many of the rules are not fit for purpose now in 2020. Certainly, we want to keep the fundamental rules, especially of non-discrimination, MFN rule, the national treatment rule, and the like. And certainly, we want to keep the framework of mutual trade concessions bound in schedules. I do see that my friend Bob Lighthizer, with whom I disagree on almost everything on trade, is now suggesting that the United States might want to renege on its tariff commitments unless others are willing to make more. They should negotiate that. The United States should not act unilaterally. But beyond this, I think even in the absence of the Trump administration, we would see a crisis occurring now for the WTO because it simply hasn't kept up to date. We have an existential crisis now because of the Trump administration. I am not one of those that hopes he will improve if he's reelected. I think the reality is that if he's reelected, then he will all reap the whirlwind, beginning in the United States, but throughout the world. He will be truly unleashed. But I'm also optimistic that he won't be reelected. If that's the case, what then should we do? Well, we should continue with our efforts to do what we tried and failed to do in the Doha Development Round. We inherited from the Uruguay Round that established the WTO a built-in agenda, as we all call it. Do something about the distortions in agricultural trade that disadvantage developing countries most of all, and deny them their rightful comparative advantage. Continue to eliminate the remaining
tariffs and non-tariff barriers in trade and manufactured goods. Do much more in terms of liberalizing trade and services, where we have basic rules but few concessions. Build on what we did with establishing intellectual property rules within the trading system, with a mind to updating those commitments and also being more precise about what is owed to developing countries in terms of technology transfer. This is an inherited agenda that must not be forgotten. It's extraordinarily significant. But then you look at what we generally call the 21st century trade agenda in our discussions, and we see much that's vital to the world economy now that is simply not taken into account in WTO rules. Most of all, most visible of all, is the fact that there are no rules in the WTO on digital trade. But beyond that, we have far too little in the way of rules dealing with foreign direct investment. We have, apart from our trade remedies rules, nothing dealing with competition policy. Professor Amato has already rightly mentioned that we need to update our rules on subsidies and take into account the distortions that are caused in the marketplace by state-owned enterprises, especially as they go out and compete in other countries and not just in their own markets domestically. There are additional areas in which we must be looking at really the changed nature of the global marketplace. This 21st century agenda is pretty long. But beyond this 21st century agenda that most trade experts talk about is something a whole lot more. And that is the need to reform and modernize the WTO rules to make them fully affirmative in serving and fulfilling the objectives that were set out in the very first page of the Marrakesh Agreement in 1995 for the WTO. And these objectives are the objectives of sustainable development. We must modernize WTO rules and reimagine them to not only keep trade rules from inhibiting our battle against climate change, but to change trade rules to help us battle climate change. And there are many, many other aspects of sustainable development, social, economic, and environmental, in addition to climate change. Take a look at the United Nations Sustainable Development Goals. Every single member of the WTO has agreed to these Sustainable Development Goals. And those goals are holistic in trying to address all the social, economic, and environmental dimensions of a very changed world, even before the advent of the pandemic. Climate change is just a part of it. There are broader pressures on any number of other ecosystems. We are facing historic and horrifying challenges in terms of biodiversity. We have issues relating to water, to forests, to land use, to the oceans, to our marine resources. These issues are of importance to WTO members, and they are affected and can be affected by trade. Our trade rules need to be reimagined in ways that will see economy, environment, and social issues as one and the same, because they are. In the new world emerging from the consequences of the coronavirus pandemic, we need new and better rules that
update our current rules, take into account the new commercial realities of the 21st century, and also, and above all else, take into account the environmental and social realities that should be of equal concern for all of WTO members who have professed their commitment to engaging in trade and other economic endeavor in ways that are consistent with the objectives of sustainable development. And here, may I add, I'm simply quoting the WTO treaty. I'll be happy to answer later any questions you may have. For now, I'll let you hear from my friend Georgia. Thank you so much. Here I am. Professor Bakus, you provided us with a clear view of what has been done as positive results WTO since its institution in 1995, and what remains to be done and should be put on the agenda. It was very interesting to have the picture drafted by an insider as you are. The time is now becoming quite short, and I am happy to give the floor to Professor Sacerdoti for its conclusive presentation. Well, it's a pleasure of having been invited to this virtual conference. I was looking forward to meet my friend Jim Bakus in person in Rome, but of course that has to be postponed to another occasion. I share the view of Giuliano Mato and of Jim Bakus. He was a founding father of the appellate body. I would like to make a couple of reflections here. Jim has presented a broad agenda of things to be done, that should be done, and Professor Amato about the precondition of multilateralism. I see little appetite to engage in this debate and these new solutions, I must say. It's clear to me that the Trump administration is not interested at all. They have a different agenda, and I will come back to this. It's not a multilateral agenda of negotiation, of dog death, but it's rather a unilateral agenda, or a managed trade, or through other devices to reinforce unilaterally what that administration thinks is the position of the United States, of having conceded too much, of being challenged too much, and not getting in return enough in terms of balance of trade, import and export, for instance, without considering the revenues of services, for instance. But even the other countries, I must say, the other groups, even the European Union that are at the forefront, and China and Japan a little bit, forefront of multilateralism, then at the end don't propose so much, and are somehow blocked by the attitude of the Trump administration on a defensive position to avoid being victim of more illegal unilateral measures, restrictions, based ludicrously, as economists had said, on the security exception or so. My reflection is also, it was well said that the WTO epitomized an effort which goes back to GATT and then to the establishment of the WTO 25 years ago of a multilateral framework. And I would say one of the features is somehow to depoliticize trade dispute. That is, to put a framework in which there would be security
and the trade relation would be stable, predictable, foreseeable, so that it wouldn't matter, you know, if the US and China quarrel, if the EU quarrels with Brazil politically, economically. But if you are an exporter or an importer, you know that the tariff will be 12%, 13%, 3%, there will be a quota, there won't be a quota. Progressively, this should be reduced. And if, in case of disputes, you have a judge in Berlin to which you can objectively resolve these technical matters, and the framework of political is exceptional. Sanctions, UN Security Council, situation like war, international emergency. Not even in the pandemic was Article 21 of GATT on this invoked. And now this all has changed. We are in a framework started by the US administration in which at willingness, suddenly you have limits on aluminium and steel import based on alleged security exception, the denial of submit jurisdiction, negotiating quotas, negotiating with China, you buy from the Midwest producers of soya so and so much, so quantitative limits. You don't buy in Brazil, you buy it by in the US, in the Midwest, even if you are Brazil, maybe Argentina more competitive and more in need. And this is all against the rule and the spirit. And though, as we say in Italian, la ciliegina, the cherry, is to paralyze on the cake, is to paralyze the adjudicators. And this is really, if you think, incredible. This system, the importance of the appellate body and the panels is not in that, because we were the jewel of the crown, but because it has a function to ensure this stability of trade relations for the benefit of consumers, of exporters, of producers who know, who can organize their supply chain, their imports and their export. And then suddenly here comes the major artifacts of these systems. And indirectly, by finding like a little loophole in the thing, well, I don't reappoint the judge, this needs consensus. And in 2 years, the whole thing collapses. Okay, now the EU and other 20 countries, including China, Canada, and so we are putting in place an alternative arbitration, but this will not be applicable to the United States, which goes on accusing the judges of having undermined by their overreach the initial design. I think the fact is this administration wants to go back to a GATT system, a power-based and not rule-based, in which the more powerful can then decide, okay, you get an opinion and not a judgment, and then if you're strong enough, you will be able not to apply it or to get in exchange something for applying it. Of course, there is also, and I will finish here, a problem that the rules of the WTO have not been updated. But I think it's unjust to accuse the WTO as an organization. I come back to what I said. It's the member countries that, faced with new issues, problem, are unable to find a common ground. And this is a challenge. We see now at OECD, this idea of a digital tax on a common basis is failing. We are in a moment in which countries believe, I don't know if we're right or not, that by dragging their feet, they may obtain more advantages, or they can prevent other parties to go on. And of course, there is a risk of fragmentation, and probably developing countries are somehow the losers, because the weak developing countries, not large economies like China or India, because no one is really taking much care in this minute of the situation. So, as Professor Weiler said, there are black lies. This is
clearly in breach of the rules, the US, but there are also white lies. There are others who somehow diplomatically try to manage. And I must say, I was also surprised. I am a professor, not a diplomat, but what Minister Baruka said at the beginning, saying, well, everybody still believes in multilateralism. Well, the problem is, I think, there are some parties who don't believe anymore in multilateralism, or they hope in a different multilateralism. And the EU, of course, which has a kind of soft power, isn't difficult in this. I'll stop here. Thank you very much. Thank you very much, Professor Sacerdoti, for your highly qualified presentation on the many serious problems undermining the survival of the multilateral trading system as incorporated in the WTO. Several crucial points which are definitely alarming. I am just waiting for instruction by the organizers if whether there is enough time for questions. Professoressa, we have 10 minutes more. 10 minutes more. So I would suggest one round of questions. And so I don't know if you have questions concerning your presentation. Otherwise, I have some questions. I will ask. I would like to ask Professor Amato. In his opinion, the crisis of the WTO that have been discussed so far is not just that of the institutional framework but represents a piece of a larger puzzle entailing a threat against multilateralism as a general model of international cooperation applying to various domains, international security, environment, migrations, and so on. Also, I have a question for Professor Bacus, which goes a little bit outside what he said, but my question refers to the executive order issued at the beginning of President Trump's mandate, providing for a classification under three categories of United States international treaties, namely those under negotiations, those already signed, and those already ratified by the US. For each of these categories, a sort of engagement was taken to stop the negotiations or to avoid ratification or to withdraw, depending on the circumstances. Now, considering this executive order, how do you interpret President Trump's contestation regarding the US participation in several international organizations, the WTO, but also the World Health Organization, the UNESCO? Do you consider President Trump's statements as extemporary, or do you believe that these statements just implement a planned commitment taken by the president at the beginning of his mandate? As regards the presentation of Professor Sacerdoti, also a little bit outside, but Professor Sacerdoti, I had the chance to attend your speech at the ESIL annual conference in Athens in September last year. I appreciated very much your intervention also in that occasion. If I remember well, you prospected a different solution to overcome
the appellate body stalemate, that is submitting the appeal to the permanent court of arbitration in the Hague. Am I wrong? If it is so, could you please tell me the difference between this remedy, so the resort to the court of arbitration, and the resort to the procedure of arbitration, which is envisaged as an alternative dispute resolution solution within the WTO dispute settlement system. I don't know if this question will require too much time for answering, but so I now give you the floor for the answers. It's my turn. Well, you give us a minute and 25 seconds to answer. I will try to stay within these narrow limits. Well, it is both. The crisis of the WTO is in part due to difficulties that its governance has somehow had to face without overcoming them, and therefore there are sort of shortcomings, as I said, that reduce somehow the authority of the WTO itself. So in under ordinary condition, we would have no doubt that improving, reforming the internal system would solve a crisis in relation to its internal reasons. On the other side, and this makes things much more difficult, the crisis of the WTO is part of a wider crisis. You mentioned the health organization, the Paris Agreement, and don't think only of the US in relation to the Paris Agreement. There are also other countries that prefer their own national interests above the general interest as defined by that agreement. And also in relation to other aspects of our common life, we have this kind of inexorable situation. In these times, national interests frequently tend to prevail to over the research itself of a common balanced interest. Now, we perfectly know that international organizations and supranational governance will never eliminate national interests. They are part of the arena in which this kind of game is played. But there are times in which, for several reasons, national interests have a propensity to cooperate with each other. There are times in which the prevailing propensity is to conflict with each other, to think that the solution that I need is within my borders and not outside in an agreement with others. This is one of these difficult times. And the WTO happens to have its own difficulties in these difficult times. So, I agree with this broad picture. As to the specific question, I don't think, thank you for remembering me, Nathan, but I don't think that I proposed any arbitration outside the WTO. What is on the table now is a system of arbitration within the WTO, as some know, that is organizing since the WTO
agreement provides that countries may, in the alternative to panels and appellate body, organize arbitration within the system, which award will have the same effect as adopted report of the panel of the appellate body, to organize an alternative appeal arbitration called an interim solution. It's of course a second best, because it's still hard to see how to be organized. And there are two or three cases, Canada, Brazil, apparently Australia, Canada, that might go to this arbitration. But you know, what is disquieting that the US is not only out of it, but it's actively sabotaging. The last thing is that the US ambassador, and Jim would know probably, said, no, but you cannot use the organization, the money, the employees, the secretariat, and the budget, because you are not just, you countries are not just organizing an ad hoc arbitration, you are organizing a plurilateral kind of permanent alternative appellate body, and we will object to the use of the WTO facilities. Now, also the budget must be approved unanimously. Already the US managed to cut the budget for the appellate body to practically nothing in 2020. There is no director general practically now being able to stand against this. And you see the situation in which we are faced, which is a more difficult situation. I would have a question for Jim, and it is, well, if we will have a democratic president, how much will change? Because it's true, as I share Professor Amato's view, that there is a resurgence of national industry, of industrial policy, control of foreign foreign investment, more active looking at sectorial interests, the labor, others. But will another administration, of course, still go on in this view, but at least engage multilaterally? What do you think, Jim? Bene, intanto disattivo il video. We cannot hear you, Professoressa. James Backus is there, or he? I'm right here. Can you hear me? Connected? Yes. You can hear me. All right. Fine. Yes. Giorgio et al. I think things will be better in the vast number of ways if Joe Biden becomes president. The Democrats are much more inclined toward multilateralism generally, and I think you'll see that reflected with the WHO, the United Nations, a lot of other international institutions that Trump has demeaned and in some instances tried to dismantle. I think you will see a better situation in trade, more of an inclination toward multilateralism, but there is a challenge in the Democratic Party because of the greater role of protectionism in the Democratic Party now than in the days of Clinton and Gore. Also, the Beltway, you know, which is how we describe Washington politicians, Washington media, Washington influence peddlers, the whole groupthink of that part of our country has bought hook, line, and sinker the notion that the appellate body has committed all the sins of which it's been accused. And it's difficult to fight almost alone in the United States against that view. Only a handful of us have been trying to do so, and we have limited visibility and reach. So
while it would be better under a Democratic administration, I don't think the situation would be much better in terms of the appellate body. I think it could be improved with the right kind of director general, which is another issue. But on the other issues I mentioned, the forward-looking issues, the issues relating to the 21st century and those relating to sustainable development that go on beyond that and farther ahead, those are issues that the Democratic Party is very much inclined to address. To answer her question before we leave, Alberta, as I told my friends around the world since before he was elected, please do not think Donald Trump has some grand strategy or some great overriding philosophy of governance and statecraft. He does not. Donald Trump is a willfully ignorant man who knows very little about law and institutions, treaties, and the wider world. Today, we're reading in our newspapers that his former national security advisor has said that President Trump asked him if Finland was a part of Russia. That's where we are in terms of our elected leadership in the United States. What Donald Trump does have is a visceral dislike of foreigners and of things that involve working with foreigners. He is instinctively an isolationist, a nationalist. He is racist. He is protectionist. The person in his administration who has a philosophy is Robert Lighthizer. And here we see the two different historical views in the United States of international law. The Lighthizer view, the so-called realist view, is that international law does not really exist. It exists only if we say it does. And so therefore we Americans should quote and cite and comply with international law when it meets what we think are our immediate interests and ignore it when it doesn't. That's Lighthizer's view. The other view is what's called the idealistic view. That is that international law does exist. We must continue to make it exist, and we must make more international law because more international cooperation is needing to deal with all the transnational issues we face, pandemics, climate change, ecosystems in jeopardy, and all the more. That is my view. And what we've had in the Trump administration is the ascendancy of that philosophical view, which our president would be incapable of articulating if you asked him. It's especially the college professors I found who, you know, I'm one of them now, who simply cannot understand that there's not some philosophical basis for approach. Thank you very much. Thank you. Thank you. If Professoressa Fabricotti, yes. Please let me thank you very much, La Sapienza and Professoressa Fabricotti. Was a great opportunity to work together. We learned so much. So thank I would like really thank you. Thank you very much. Of course, thank you, our Presidente Amato, and Professor Bacchus, Professor Sacerdoti. Honestly, it's a great honor for us, and I hope we will have the opportunity to meet you in person as soon as possible. So thank you. And let me give the floor to Arturo Varvelli, Head of the Rome Office and Senior Policy Fellows for the European Council of Foreign Relations. And please, Arturo, introduce your guest. Thank you very much. Grazie, Carlotta. I think we can switch to Italian. Quindi io ringrazio da parte di CFR per essere stati coinvolti in questa iniziativa. Ringrazio naturalmente Centro Studi Americani
e l'Università Sapienza e naturalmente il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale e il Ministro Armando Barucco. Abbiamo un secondo panel, diciamo, abbiamo un compito importante, essere stimolanti quanto lo è stato il primo. È una seconda sessione che si occuperà della crisi del sistema multilaterale del commercio e con un focus magari un po' più politico rispetto alla precedente sessione, focalizzandoci su quali sono gli attori internazionali importanti, gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa, e come questi insomma stanno la competizione di questi attori nell'arena globale. Abbiamo tre relatori molto importanti, la professoressa Giorgia Giovannetti, professoressa di economia all'Università di Firenze, il professor Giulio Sapelli, professore di storia economica all'Università Statale di Milano, e Lapo Pistelli, International Affairs Executive Vice President di ENI. Saluto naturalmente tutti e tre. Io non ho molto da dire se non introdurre questo tema. Chi parlerà dopo di me sarà molto più esperto di questo topic. Cosa si può dire per introdurre? Già prima della pandemia il multilateralismo era in crisi, già stato detto anche nel primo panel. Io penso che questa crisi fosse dovuta in particolare dal fatto che dovesse affrontare tre crisi interconnesse. La prima è una crisi di potere, poiché i cambiamenti globali, il peso economico e politico hanno progressivamente eroso negli ultimi decenni le basi del sistema internazionale, in cui il multilateralismo economico era un prodotto, è un prodotto, un sottoprodotto. Il secondo è una crisi di rilevanza, poiché le Nazioni Unite, gli altri organismi globali che lottano per gestire le minacce vecchie e nuove sono sempre meno efficienti. E il terzo è una crisi di legittimità, ma che può riassumere anche le altre due, in quanto i governi, diciamo, governi importanti e movimenti politici, populisti e nazionalisti, vengono così definiti, ma forse è riduttivo, mettono in discussione i valori e le ambizioni attorno alle quali sono cresciuti questi organismi multilaterali e in particolare quelli economici e del commercio. Quindi il commercio internazionale si trova in prima linea di fronte a questa debolezza strutturale. E il sistema di negoziazione basato sulle regole incentrate sull'Organizzazione Mondiale del Commercio e sul WTO è stato sottoposto a una crescente tensione che forse possiamo definire di due tipi diversi. Una qualitativa: la forma del commercio internazionale è stata trasformata dalla crescita, ad esempio, del commercio digitale, dallo sviluppo delle catene del valore basate sul sistema di informazione. Quindi c'è una trasformazione di qualità. Ma poi c'è naturalmente anche la tensione, chiamiamola in questo caso quantitativa, che vede l'ascesa della Cina. Cioè c'è più Cina rispetto a quando il sistema era stato costruito, pensato, ideato. Quindi la Cina ha assunto una posizione, se non di leadership, forse è eccessivo, però di una importanza preponderante, molto importante all'interno del nuovo sistema, del commercio internazionale, però ha continuato a preservare un sistema economico e politico che differisce fondamentalmente dal modello democratico orientato al mercato liberale occidentale. E da quando Trump è salito diciamo, al potere negli Stati Uniti, queste tensioni che già esistevano e che non dobbiamo addebitare esclusivamente, unicamente a Trump, anzi forse Trump le ha rese manifeste più di quanto non avessero fatto presidenti precedenti, queste tensioni a lungo termine si sono trasformate in una vera e propria crisi, no? Le preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo ad esempio al funzionamento del WTO stesso. L'amministrazione ha in qualche maniera favorito un blocco dell'organizzazione. Poi l'amministrazione ha imposto anche delle tariffe su acciaio e alluminio nell'ambito della National Security Exception dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una mossa che molti esperti hanno considerato una sorta di abuso del sistema, che potrebbe costituire un precedente importante. E quindi si è creata quella che viene definita una guerra commerciale,
o potenziale guerra commerciale, non abbiamo ancora forse percepito del tutto gli effetti. E se la guardiamo da un punto di vista politico, e vado a chiudere, questa conflittualità sembra un po' richiamare la guerra preventiva descritta da Robert Gilpin in un suo famoso saggio, Guerra e mutamento nella politica internazionale. Cioè la potenza emergente diventa troppo forte ed è difficilmente contenibile all'interno dei vecchi schemi. A un certo punto il vecchio egemone è il vecchio egemone a muovere il conflitto per primo, per cercarne di bloccare l'ascesa. E quindi è anche il vecchio egemone che in qualche maniera si fa mentore di una trasformazione del sistema stesso, o si rende conto che il sistema stesso non funziona più e cerca qualcos'altro. Cerca di agire anche al di fuori di questo sistema che ha costruito, che ha contribuito grandemente a costruire, e alla fine forse probabilmente ne determina la sua fine. Io però non mi dilungo maggiormente e passo la parola alla professoressa Giorgia Giovannetti, che può introdurre un po' il tema. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì? Ok. Innanzitutto grazie per l'invito a parlare in questo panel, e ho trovato molto interessante il primo panel. Parlare di crisi del sistema multilaterale di commercio non è semplice, perché le questioni da discutere sono tante, e poi perché nonostante la crisi attuale io ritengo che ci siano anche successi nella storia del WTO, che oggi è 25enne. Tuttavia i successi sono nella prima parte della vita e gli insuccessi e le critiche sono nella seconda parte della vita. E di fatto, in questo concordo con quanto ha detto anche Giuliano Amato prima, il WTO non è riuscito a cambiare abbastanza per assecondare le modifiche del commercio mondiale degli ultimi anni, e proprio per questo è stato soggetto a una serie di critiche, soprattutto dagli Stati Uniti o, come già stato detto, da tutti i movimenti no global. Io sono un economista, anche se Arturo ha detto che questo panel sarebbe stato più politico, e quindi in realtà farò riferimento ad alcuni elementi del contesto macroeconomico che influenzano il funzionamento del WTO. In particolare il ruolo centrale del WTO nella governance degli scambi mondiali, la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, lo sviluppo delle catene globali del valore e le politiche protezionistiche come risposta all'emergenza del Covid. In realtà questa sarà una prima parte di quello che dico, i primi 5 minuti, poi accennerò ad alcuni problemi specifici del WTO, in particolare ai meccanismi decisionali che io trovo veramente molto poco efficienti. Non parlerò dell'appellate body, anche se volevo farlo, perché di fatto al momento è inesistente per il rifiuto statunitense di nominare i nuovi membri, ma poi perché già altri ne hanno parlato. Ma vorrei dire qualcosa alla fine, per chiudere, sulle caratteristiche principali che, e questo più politico, in un contesto come quello attuale ci aspettiamo dal nuovo direttore. Cioè ci aspettiamo un altro Lamy che nel 2005 a Hong Kong arrivò con la bacchetta magica in mano e disse: io risolverò tutti i problemi, farò gli accordi multilaterali, ma alla fine non è riuscito a concludere, anche in realtà per le inattese contestazioni nei neoglobal. Io ritengo che sia molto importante la scelta aperta in questo periodo del direttore, e questa può essere una soluzione alla crisi del WTO. Parto dal quadro macroeconomico. Un'economia globale aperta richiede un sistema di regole per consentire ai mercati internazionali di funzionare correttamente. Le norme contenute negli accordi del WTO sono nate proprio per far funzionare i mercati, ma soprattutto, questo credo che sia una cosa importante ma spesso non messa in evidenza, per ridurre l'incertezza che le imprese che esportano o che investono sui mercati esteri si trovano davanti. Avere delle regole certe è molto importante per la riduzione dell'incertezza. Di fatto il WTO è un meccanismo per coordinare le politiche nazionali, commerciali nazionali, e la riduzione dell'incertezza che ne consegue io ritengo che sia uno dei prodotti principali del WTO. Ha un valore significativo in se stesso, qualunque sia la riduzione progressiva delle barriere commerciali che ci sono state grazie al WTO. Anche grazie all'esistenza del sistema di regole del WTO, grazie alla diminuzione dell'incertezza, gli scambi internazionali nei decenni passati sono cresciuti in modo continuato. Qui abbiamo una frattura con la crisi del 2008, meglio con la crisi del debito nel 2011-12,
perché l'elasticità del commercio rispetto al prodotto interno lordo mondiale, che era di circa due volte, cioè il commercio cresceva due volte il prodotto interno lordo mondiale, sembra essere scesa, e questo è un puzzle studiato dalle organizzazioni internazionali e collegato molto spesso alle catene globali del valore. Ricordiamoci che quando è nato nel 95 nel WTO partecipavano 123 paesi e i giocatori principali erano gli Stati Uniti e l'Europa, o forse, come ha detto prima Giuliano Amato, semplicemente gli Stati Uniti. Entrambi però consideravano il libero commercio fondamentale. La Cina, è già stato detto, era fuori dal WTO, ma stava cominciando a diventare un giocatore importante ed è entrata nel WTO nel 2001. Adesso i paesi sono 164, ma il commercio internazionale è molto diverso da quando il sistema di regole è stato creato. Il WTO appare in crisi proprio perché non si è saputo adeguare ai cambiamenti. Quali sono le caratteristiche che sono cambiate nel commercio internazionale? Innanzitutto c'è stata una forte riduzione di peso delle attività agricole e soprattutto della produzione manifatturiera tradizionale, perché praticamente la produzione non è più nazionale, ma viene fatta in reti di produzione internazionali che sono disperse geograficamente le catene globali del valore. Inoltre è aumentato moltissimo il valore aggiunto creato dai servizi, e queste modifiche richiedono assolutamente un aggiornamento del quadro della governance. Quindi le politiche commerciali tradizionali, quelle che abbiamo studiato quando abbiamo studiato economia internazionale, riguardano una parte sempre minore dei flussi commerciali internazionali, e invece delle politiche che prima venivano considerate interne a un paese hanno un impatto molto forte sulla penetrabilità dei mercati nei vari paesi, proprio per questa frammentazione della produzione che si è avuta. In questo, diciamo, sistema, in questo clima così diverso di produzione, gli Stati Uniti, che avevano avuto un ruolo molto importante nella leadership, ma anche nella progettazione e nel funzionamento del WTO all'inizio, sono diventati sempre più critici nei confronti del WTO, anche prima dell'avvento dell'attuale amministrazione americana. Cioè, chiaramente, è già stato detto, l'amministrazione Trump è contraria al sistema multilaterale, ma anche da prima era critica del WTO. Molti paesi, che anch'essi critici del WTO, ritengono che l'organizzazione debba includere nuove questioni che sono sempre più importanti per le imprese e i consumatori. Gli esempi che vengono fatti sono l'e-commerce. In realtà il WTO non si occupa bene, non ha mai cercato di stabilizzare una serie di regole sull'e-commerce. Le politiche relative agli investimenti. L'internazionalizzazione non è solo commercio, ma è modalità diverse. Gli investimenti sono una molto importante. E gli SDGs, di cui già Bacchus ha parlato prima di me. La difficoltà di compiere questi progressi nella negoziazione dei nuovi accordi multilaterali che abbiamo visto negli ultimi anni, a partire appunto dal Doha Development Round, ha aumentato gli incentivi a negoziare gli accordi commerciali preferenziali, i Preferential Trade Agreement, il cui numero è aumentato costantemente dal 2000. Però la partecipazione agli accordi commerciali preferenziali o mega regionali, come quelli che sono stati in Asia, non è un'alternativa valida alla negoziazione multilaterale, perché rischia di frammentare le regole che si applicano alle catene globali del valore e crea dei sistemi regionali di produzione che sono separati e che difficilmente si possono integrare. Inoltre, tali accordi, proprio per la loro natura, non mettono una disciplina a molti strumenti che distorcono il commercio, come i sussidi. Sarò schematica su quelle che io penso siano le radici di questa crisi e di questa situazione. La guerra commerciale Stati Uniti-Cina. Abbiamo detto che è pericolosa per il sistema di commercio, ma è pericolosa anche per un'altra cosa, perché rende chiaro che le regole del WTO sono violate da due dei tre principali giocatori. Se voi guardate i dati, circa 425 milioni di dollari di scambi bilaterali fra Stati Uniti e Cina sono soggetti a dazi che sono in chiara violazione degli obblighi nei confronti del WTO di entrambi i paesi. Entrambi li violano. Ci sono altre regole che sono violate o non sanzionate. Ci sono regole che sono incomplete o inappropriate. Pensate semplicemente ai diritti, alle regole sui diritti di proprietà che sono state riviste per l'ultima volta a metà degli anni 90, ma da allora proprio su questi temi il mondo è cambiato. È già stato detto prima di me che molti paesi invocano la sicurezza nazionale per proteggere
Ma in realtà molte volte la sicurezza nazionale non è messa in discussione. Pensate alle misure prese per constatare la crisi del Covid, e sono un esempio molto triste di invocare la sicurezza nazionale. Anche a livello europeo si è tentato di impedire le esportazioni di prodotti medicali. Troppi paesi cercano di promuovere gli interessi nazionali invece del libero commercio, quindi questa è un po' la situazione macroeconomica. Io ho parlato prima di catene del valore. A causa della, diciamo, le catene del valore sono importanti perché sono state viste come un modo di internazionalizzarsi per i paesi in via di sviluppo e per le piccole e medie imprese. Cioè chi non riusciva a fare un prodotto completo poteva attaccarsi a una, specializzarsi nelle, in qualche task e fa entrare in una catena del valore. Adesso si stanno ripensando, soprattutto dopo la crisi del Covid. C'è chi parla di avere delle catene del valore domestiche o regionali e di restringerle. In realtà, per quel che riguarda i temi in discussione, il funzionamento delle catene di valore è importante perché amplifica gli shock e lega i paesi in un modo diverso da quello a cui uno è abituato. Inoltre, se uno guarda lungo le catene del valore, qualsiasi impedimento al commercio ha un effetto moltiplicativo. Quindi è molto più complicato in un mondo organizzato con catene del valore pensare a delle politiche commerciali restrittive in qualunque diciamo composizione siano, sia che siano domestiche, sia regionali, sia a livello mondiale. Il secondo punto che volevo fare, mi avvio alla conclusione, è il sistema decisionale. Professoressa, grazie, perché abbiamo proprio 2 minuti ancora, grazie. Perfetto. Allora del sistema ne parlo poco. Io penso che in realtà i tempi sono troppo lunghi della decisione del WTO e ci sono troppe deleghe, troppi passaggi che non lasciano liberi di trattare. Pensate al commissario europeo, media prima con i ministri del commercio dei 27 paesi, però questi ministri hanno mediato prima con i ministri dell'agricoltura, quindi ci sono una serie di passaggi che di fatto sono, è come una sorta di gioco a più stadi che è molto difficile da risolvere e la cooperazione molto raramente prevale. Volevo dire 2 parole sul nuovo direttore, perché si stanno delineando le caratteristiche principali e c'è molta discussione su quelle che devono essere le caratteristiche principali del nuovo direttore. Si discute di esperienza politica, o se deve avere un'esperienza politica o deve essere un negoziatore, deve avere un profilo pubblico, deve essere di un paese sviluppato o di un paese in via di sviluppo, deve essere un economista o un giurista, deve avere un'esperienza manageriale. Allora io ritengo che molte di queste domande non contino se la scelta viene fatta in base alle competenze e all'esperienza. Tutte le esperienze possono essere utili e molte delle decisioni sono prese in squadra. Molti dicono che si deve tener conto di un'alternanza fra i paesi sviluppati e in via di sviluppo, che si devono assicurare le diversità regionali, che deve essere per la prima volta una donna, oppure, e questo entra nel titolo della nostra sessione, non deve essere un cittadino di Stati Uniti, Cina o Europa. Io avrei certo piacere che fosse una donna, ma scelta in base alle competenze, non per la cittadinanza o le diversità regionali. Le scelte politiche del WTO non devono dipendere dalla cittadinanza. Un cittadino di un paese in via di sviluppo non deve pensare a politiche che favoriscano i paesi in via di sviluppo e viceversa, come un cittadino statunitense non dovrebbe favorire gli Stati Uniti. Forse sono la sola a pensarlo. In conclusione, io ritengo che il WTO abbia svolto e continui a svolgere un ruolo centrale nella governance degli scambi, ma deve adeguarsi meglio ai cambiamenti e per questo probabilmente Cina, Stati Uniti e Europa dovrebbero trovare una causa comune e cercare di decidere di perseguirla. E niente, su questo chiudo, visto che i tempi sono scaduti. Grazie, grazie mille, professoressa. Poi se riusciamo a stare tutti nei tempi avremo modo di tornare, fare un secondo round e magari prendere qualche domanda. Professor Sapelli, passo la parola a lei sulla sponda che ci ha offerto la professoressa, che ha parlato di catene del valore globali, di come queste stanno cambiando. La crisi Covid le ha sostanzialmente rese qualcosa di più strategico rispetto a quanto non fossero precedentemente a questa crisi. E sta un po' tornando, come dirla in parole semplici, il dominio della politica sull'economia? È una domanda questa, ma professore, a lei la parola. Non la sentiamo? Top. Ecco, sì, perfetto. Io mi sentite? Assolutamente sì. Benissimo.
La ringrazio molto e ringrazio molto il Centro di Studi Americani e la sua direttrice Carlotta Ventura. Vorrei essere molto sintetico. È in atto da una ventina d'anni una decelerazione dell'intercambio commerciale mondiale, che è rimasto dopo la Seconda Guerra Mondiale, come ha ricordato molto bene lei, sostanzialmente con le stesse aggregazioni che si sono verificate dopo la congiuntura coreana, cioè negli anni 50 e 60. Naturalmente c'è un nuovo attore che è la Cina, e quindi questo ci fa pensare molto spesso di Trappola di Tucidide, che anche lei ha citato, perché è una potenza aggressiva e che oggi è in una gravissima crisi. Basta vedere che Xi Jinping non ha parlato all'ultimo congresso del popolo, ha parlato Li Keqiang, non hanno dati i dati economici. E rimaniamo sempre lì, e circa 50 anni, compresa la Cina, che sia l'import, sia il meccanismo di importazioni, sia il meccanismo di esportazioni, diciamo così, il 46% viene fatto da una frammentazione di tantissimi paesi, e gli altri sono, come sappiamo tutti, per quanto riguarda le esportazioni, il primo paese è la Cina con circa il 15%, poi ci sono gli Stati Uniti, giù, poi dopo c'è l'Unione Europea, il cui principale paese esportatore è la Germania, poi c'è la Francia, e poi dopo ci sono, diciamo, le frattaglie, diciamo, consistenti del piatto di una buona cucina, cioè il Giappone, la Corea del Sud e gli inglesi. La stessa cosa anche per quanto riguarda le esportazioni. Naturalmente lì cambia, perché il primo, naturalmente, chiedo scusa, le importazioni, il primo, come sapete bene, è la Cina, e per quanto riguarda le importazioni, gli Stati Uniti, che esportano pochissimo del loro prodotto interno lordo, esportano circa il 7-8%, chi dice adesso con le divisioni delle nuove statistiche arrivano anche al 10% del prodotto interno lordo, come sappiamo bene, importano i tre quarti del commercio mondiale. Quindi a me queste discussioni col multilateralismo, lo so che sono un riflesso del sogno kantiano della pace perpetua che molti hanno, no? Che il mondo debba essere regolato senza lo spirito di potenza, e francamente non mi fanno ridere ma piangere, devo ricordare che è circa 40 anni che non riusciamo a fare un accordo multilaterale di commercio. Il mio vecchio amico Azevedo, che è arrivato lì, era un fine diplomatico, era un uomo che era un economista, un diplomatico, soprattutto un fine intellettuale, messo lì per una mediazione tra gli Stati Uniti, la Cina e i cosiddetti paesi emergenti, che poi è stata una mediazione con la Francia, si è trovata davanti a quell'ostacolo per fare un accordo multilaterale di commercio, di cui mi stupisco che anche gente che dovrebbe sapere di economia internazionale non ricordano mai. Ma è dai tempi della guerra civile americana che sappiamo che gli agricoltori sono in larga misura protezionisti e gli industrialisti sono in più larga misura di altri settori economici libero scambisti. Poi si danno dei protezionismi. Si dà il caso che tre grandi potenze mondiali, che sono gli Stati Uniti, la Francia e adesso anche l'India, perché l'India non si ricorda mai, sono sia potenze industrialiste che potenze agricole, e quindi un accordo multilaterale di commercio è impossibile. E non sarà mai possibile. Pensate che ci abbiamo messo 35 anni a fare in modo che il Mercosur cominciasse una negoziazione con l'Unione Europea. Quindi tutte queste cose sono dei sogni kantiani della pace perpetua che fanno molto onore a chi li professa. Ma il mondo, come ci insegnava Madison, che è morto una ventina d'anni fa, ma i suoi libri sono ancora lì, e aveva una maggiore interdipendenza economica prima della prima guerra mondiale che adesso. E dopo la prima guerra mondiale, da 3 monete in Europa siamo arrivati a 29. E soprattutto quello che mi preoccupa molto è che di questo noi non ci accorgiamo, è che l'unico complesso di stati, né confederali né federali, uniti da trattati europei, che è così aperto al mondo, è l'Unione Europea, che naturalmente consente adesso all'acciaio cinese di infima qualità, che viene... Mi stupisco che questo non lo ricordano persone che appunto aderiscono al sogno della pace perpetua di Kant, che viene fatto con un sistema fairness, no fairness, di cui WTO si è sempre pronunciato,
E quindi questo spiega anche perché gli americani hanno detto che forse sarebbe meglio cambiare i giudici, perché insomma non si può essere al posto della politica realista di Kissinger e di Morgenthau, aver adottato quello degli allievi di Leo Strauss, strana cosa della ragione, che non era un uomo, non era un democratico, ma che hanno scambiato come guida del commercio mondiale e delle relazioni internazionali invece i diritti umani. Io non so che cosa siano, mentre so cosa sono i diritti della persona. Quindi adesso siamo in una situazione molto grave, che è il vero problema del conflitto, che non ha capito la sua tecnocrazia, non ha capito che il passaggio è dai dazi agli standard tecnici. La concorrenza si fa sullo standard tecnico, non solo sulle cose, che non ha nulla a che vedere col nazionalismo. È il fatto che, come ci insegna naturalmente il mai letto abbastanza economista che ci ha insegnato che il commercio mondiale non avviene tra stati, ma avviene tra imprese. Perché se no non saremmo qui a parlare di supply chain. Se voi andate in qualsiasi impresa, pensiamo per esempio ai cannoni di Oto Melara. I cannoni di Oto Melara 30 anni fa erano esportati in 10 paesi. Adesso i cannoni di Oto Melara, per nostra fortuna, sono esportati in 140. Che cos'è frutto questo? Della caduta tendenziale del tasso di profitto. Quello che si chiama la catena del valore deve fare il confronto con una tendenza in atto da una cinquantina d'anni, su cui prima aver messo l'accento furono Warren e Zwinggi nel capitalismo monopolistico di Stato, per cui la concentrazione crescente, questo non è, mentre crescono le piccole e medie imprese, si concentra sempre più il capitale. L'Europa è un tentativo di centralizzazione del capitale non riuscito. Perché? Perché gli stati non si mettono d'accordo. Quindi i problemi del WTO sono soprattutto di tipo della struttura del meccanismo economico e che riflettono il fatto, e con questo termino perché ho già parlato fin troppo, poi è un linguaggio che appunto i tanti anni della pace perpetua non comprendono, che quello che mi pare fondamentale è che il commercio mondiale ha sempre seguito gli accordi internazionali tra potenze. Basta leggere il libro di Polanyi. Quando l'Haute Finance aveva garantito l'entente cordiale, abbiamo avuto un elan del commercio mondiale. Adesso, dato che dopo che è crollata l'Unione Sovietica, non abbiamo fatto un congresso di Vienna o un congresso di Yalta, ditelo come volete. Come volete che si vada avanti col commercio mondiale? Ma voi pensate che le tecnostrutture cambino il gioco di potenza? Ma ragazzi, ma allora non leggete neanche Kant, il quale, come sapete bene, va letto anche leggendo Hegel, come ci ha insegnato Coribè. Grazie. Faticoso però, Menalla sempre tutte cose. Grazie mille, grazie mille, professore. Veramente faticoso, perché tanto non serve a niente. No, noi speriamo che serva, professore. Ma no, assolutamente che serva. Quelli che credono nelle mongolfiere kantiane... No, Penso che tra i relatori di quest'oggi non ce ne siano molti che credono nella pace perpetua, cioè, antiana memoria. E tra questi non penso che vi sia la Popistelli, a cui naturalmente lascio la parola, e anche tutta la serie di sue giuste provocazioni. Ciao Lapo! Ciao Giulio, buongiorno, buonasera. Allora, grazie anche a anch'io ringrazio il Centro Studi Americani per l'invito. Oh, abbiamo imparato molto anche nella prima sessione, eccetera. Nei miei minuti io vorrei condividere con voi, diciamo, tre pensieri, o meno tre concetti. Il primo, perché mi pare giusto, rappresentando in qualche modo un'azienda, è un po' dirvi, come dire, noi e la crisi globale, ma ci sto veramente un minuto, perché Eni è un'azienda globale, ha attività commerciali operative in 70 paesi, contiamo sulla supply chain globale ed è ovvio che siamo, come tanti altri, nel mezzo di una tempesta perfetta, perché tra Covid, guerra dei prezzi e recessione, un mondo che non vola, non guida, non naviga, in cui il traffico aereo cala del 60%, eccetera, per noi è un anno molto difficile. Un anno molto difficile. Devo dire che mi sono un po' sorpreso che non siano stati dati questi elementi di fatto, ma non è una contestazione, guardate bene. Concretamente noi faremo i conti quest'anno con un calo degli investimenti diretti esteri del 40%,
E negli ultimi scenari disponibili il consenso dice che avremo una recessione. Due mesi fa si diceva meno 2% globale, oggi siamo al meno 4,1, meno 4,5. Probabilmente gli unici due paesi che chiuderanno in segno positivo, parlo di grandi paesi del mondo, saranno India e Cina, con un più 1 e qualcosa. Le recessioni degli altri le conoscete. Sul piano del commercio, che ovviamente è uno dei grandi colpiti da questa tempesta perfetta, diciamo che la stima generale oggi è di scendere quest'anno dal meno 9,5 al meno 11,5, a seconda che abbiamo per la pandemia un single shot o un double shot, cioè se ci sarà anche una seconda ondata tra ottobre e novembre. Quindi ovviamente questo per dire che noi siamo in un mondo globale e soffriamo come altri, forse più di altri. Detto questo, le altre due considerazioni. La prima, insomma, non voglio rievocare vecchi studi di diritto internazionale, però anch'io, poi la professoressa Giovanetti ha detto un sacco di cose utilissime per il dibattito. Allora, non voglio dire che si stava meglio quando si stava peggio, lungi da me, ma è chiaro che se andiamo negli anni immediatamente precedenti al WTO, quindi GATT, il mondo era tutto diverso, cioè un mezzo mondo non partecipava a questa roba, quindi un mondo molto più ordinato, mondo multilaterale dal nostro punto di vista, perché un pezzo del mondo proprio non c'era. Ma anche dal punto di vista dei contenuti, il WTO all'inizio è nato su un'onda politica di grande ottimismo post-89. Ma se prendiamo gli ultimi 20 anni, al di là della grand strategy degli SDGs, che meno male che c'è comunque, ci sono più paesi, ci sono più differenze dentro i paesi e fra i paesi. È stato detto, ci sono molto più politiche, virgolette, interne, che non sono interne, perché la definizione degli standard, le politiche di concorrenza hanno un enorme impatto sul commercio internazionale, c'è il capitalismo di Stato dei nuovi protagonisti, e onestamente ci sono temi assolutamente nuovi, tipo l'e-commerce che è stato citato, cioè la battuta è l'economia corre veloce, ha corso velocissima, la politica non ce l'ha fatta, sta dietro, arranca, l'economia filtra come l'acqua tra le pietre, la politica ha bisogno di meccanismi decisionali che più che si diventa grandi e multilaterali, più complicati diventano. Allora, in tutto questo, io direi quasi sterile parlare della possibile riforma del WTO o degli accordi commerciali se non si va appunto a dire una cosa almeno sulla arena politica che la determina questa possibile riforma, e che anch'io reputo in modo molto scettico un'arena che possa favorire una qualsiasi riforma. In generale, è stato detto che c'è una contestazione dei fenomeni, diciamo, di globalizzazione, e la si è attribuita un po' ai movimenti no global. Attenzione, i no global sono una punta, però tutti noi, anche borghesi medio agiati che viviamo magari in economie sviluppate, viviamo tutti i giorni nel dibattito a Media World, a IKEA o dove volete voi, prendendo il caffè sotto casa, la netta separazione dal fatto che siamo consumatori globali e lavoratori nazionali. Per cui quando siamo consumatori siamo molto, molto contenti di prendere lo schermo Samsung con lo sconto del Black Friday o di poter usufruire delle catene globali del valore. Quando queste catene globali del valore creano evidentemente spostamento di manifatture, quindi crisi economiche che si riverberano soprattutto nei paesi più ricchi che perdono questa possibilità, anche se hanno grandi capacità di consumo, la globalizzazione è stata più indigesta un po' a tanti. È in questa cornice che sono venute fuori leadership politiche che hanno capitalizzato questo sentimento, non il contrario. Il tipo di sentimento è nato dal basso e le leadership politiche lo hanno capitalizzato. E francamente, mentre al tempo del GATT, per fare un riferimento ancora pre-WTO, c'era, lo sapete tutti, c'era il Quad, chiamatelo come volete, come dire, Stati Uniti, Unione Europea, Giappone e Canada erano in qualche modo like-minded. E come ha detto molto bene Giuliano Amato, in questo tempo nuovo non c'è nessuno che, pur essendo leader, ha voglia di condividere responsabilità o di lavorare per un compromesso. È il tempo delle leadership be first. E quindi è evidente che col tempo leadership be first non esiste la condizione minima per poter, secondo me, operare riforme un po' più, diciamo, consistenti. Da ultimo, su questo punto, voglio fare, diciamo, due ultime note. La prima, ha ragione Baccus, non credo ci ascolti più, siamo in italiano. È molto facile, al di là dei gusti politici, attribuire a Trump il ruolo di scassa tutto. Diciamo, il linguaggio lo aiuta, la postura lo aiuta.
Ma attenzione, ha ragione Bacchus, il tempo dei democratici multilaterali e per il free trade è alle spalle da molto tempo. Cioè, sulle questioni di protezionismo in generale c'è un forte supporto bipartisan nel Congresso americano già da molti anni. Quindi magari ci potrà essere una diversa educazione, un diverso modo di porgere il messaggio, ma anche in un caso di vittoria di Biden a novembre non è che mi aspetterei una rivoluzione copernicana su questi temi. Anche Obama non è stato quello che molti aspettavano per certi aspetti. E ultimo ma non ultimo, la reazione americana, Arturo ha fatto un'osservazione molto giusta che potrebbe essere sviluppata in un dibattito a parte, ha evocato indirettamente la trappola di Tucidide, cioè quando l'incumbent diventa così minaccioso, chi sta perdendo posizione alla fine rotola su se stesso e può generare, come dire, una crisi di sistema. Rompe il gioco. Io uso spesso, diciamo per fini interni, una diapositiva che peraltro si può trovare sui siti dell'UNCTAD delle Nazioni Unite, che dice tanto. Ci sono due mappe, due planisferi. Chi era il primo partner commerciale per i singoli paesi nel 94, chi lo è nel 2018 se non sbaglio. La prima mappa è praticamente interamente blu, cioè gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale della stragrande maggioranza dei paesi del mondo. 2018 la mappa è quasi interamente rossa. La Cina è il primo partner commerciale della stragrande maggioranza dei paesi. E questi sono gli elementi che mettono, come dire, a rischio una posizione e dunque generano le tensioni che abbiamo conosciuto. Poi in generale, diciamola così, noi la vediamo, diciamo, in azienda dal punto di vista estremo, le sanzioni, ma la weaponization of economy, cioè l'utilizzo dell'economia come arma di potere, è un tema che, come dire, è in piedi da tanto tempo. La terza e ultima considerazione, sono a 7 minuti e 40, è quella del Covid. Allora, io su quello vorrei dire due cose molto semplici. La crisi del Covid non ha innovato in modo particolare, ha accelerato delle dinamiche che erano già in atto, questo mi pare più o meno siamo tutti d'accordo, e senza però fare i casi specifici della la corsa ai vaccini o roba del genere, vorrei far notare una sola cosa ultima, e cioè... I pacchetti di stimolo che sono in questo momento in campo, e ne abbiamo, diciamo, tre importanti, uno meno importante, ma è quello che viene dalle banche multilaterali, dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario. Poi abbiamo due grandi pacchetti di stimolo, americano ed europeo. Attenzione, c'è un dibattito diffuso, e voglio dire su cui nessuno ha fatto obiezioni, che poi dice con molta chiarezza anche in Italia, usiamo una buona parte di queste risorse per fare reshoring di filiere produttive. Cioè, non è che è nascosta la cosa, cioè, dato che le catene si sono rotte, dato che c'è il rischio di rimanere davanti a una rottura isolati e dato che le stesse aziende stanno cercando, non tutte in modo uguale, ma di passare dal celebrato just in time che c'era prima a just in case, cioè meglio avere delle scorte in più perché non sai mai se il tuo fornitore domani è disponibile, lo ha detto Giuliano Amato per primo, stiamo differenziando il rischio. Allora attenzione che molti di questi fondi, e io dico senza obiezioni, verranno utilizzati per fare, se va male, cioè se è estremo, una repatriation completa, se come dire, va meno male, una regionalizzazione delle catene del valore per renderle un po' più sicure. Però voglio dire che le politiche economiche, diciamo anti-Covid, stanno accelerando questo fenomeno. Quindi io poi penso che non sarà così facile farlo. C'è una letteratura che dice che le aziende stanno scappando dalla Cina per il reshoring, non è così vero, nel senso la Cina resta un mercato comunque finale molto importante, non è facile trovare alternative dove tu puoi trovare forza lavoro a basso costo e un po' skilled, e non è che se tu ti sposti in Vietnam o in Thailandia sei, come dire, privo di rischio politico. Quindi magari tutta sta retorica non produrrà l'effetto, diciamo, che molti immaginano. Ma è oggettivo che le politiche economiche messe in campo in questi mesi tendono tutte a accelerare questo fenomeno. Reshoring e filiere più corte, semmai regionali. Diciamo che mi fermo qui, diciamo, per il contributo che potevo dare. Lapo, grazie mille. Hai già introdotto, insomma, penso che ci siano rimasti 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Non vedo domande... diciamo dal nostro pubblico, quindi quello che avrei voluto chiedere io a voi, là poi è già sostanzialmente un po' risposto, è fare una piccola proiezione da sfera di cristallo, cioè che cosa pensiamo che resti della globalizzazione da qua, diciamo, a 5-10 anni, quindi nel medio termine, perché
se facciamo un esercizio di letteratura e guardiamo che cosa sono, diciamo, i pensatori e gli analisti, che cosa ci dicono, possiamo trovare diverse correnti. C'è una che dice, beh, insomma, la globalizzazione è finita, si trasformerà in qualcosa che è molto diverso rispetto a quello che conosciamo, che abbiamo vissuto fino adesso, perché il sistema internazionale non lo regge semplicemente più. C'è qualcun altro, come mi pare di capire, possa sposare questa opzione, in qualche maniera è accennato, dice, beh, la globalizzazione sarà qualcosa di diverso, continuerà a esistere, vi sarà una regionalizzazione, sorgeranno alcuni poli. Qua la domanda è un po' più sull'Europa, allora, l'Europa avrà la forza di essere un polo in questo oppure sarà assorbita dagli altri due? La terza opzione è appunto, come dire, è un nuovo bipolarismo. C'è qualcuno che ha ritirato fuori la guerra fredda, ogni naturalmente dal punto di vista storico è inopportuna il paragone, però può essere un bipolarismo di tipo diverso. È vero che prima erano due ideologie entrambe kantiane a contendersi. Da una parte una democrazia liberale, no, in senso americano, e dall'altra il comunismo internazionale, che era comunque una ideologia in qualche misura kantiana. Però adesso potrebbe essere un nuovo bipolarismo di matrice molto più realista, con diciamo una politica di potenza più chiara. Quindi quello che vi chiedo è quale opzione vi sembra non più opportuna e desiderabile, ma più probabile. Possiamo andare in ordine inverso, quindi magari partire da Lapo? Lapo, non ti sentiamo. Mi sentite? Sì. Okay. In un minuto dico che la vecchia distinzione che c'era evidentemente è saltata, ma già da tanti anni, perché parlo di quella del pre-89. Io ricordo che una delle due famose componenti della non profezia, che poi è stata molto banalizzata, ma di Fukuyama, era che ordine liberale ed economia di mercato sarebbero da braccetto, perché non si dà democrazia senza mercato e non si dà mercato senza democrazia. Abbiamo visto che non è così. Cioè, abbiamo anzi dei signori protagonisti dell'economia mondiale che hanno mercato, a loro modo interpretato, ma non hanno democrazia. Quindi quella distinzione antica la darei per morta. Mentre invece penso questo, non so qual è lo scenario auspicabile, però sull'Europa mi sento di dire due sole cose in 40 secondi. La prima è che ci possiamo credere o no, ma siamo davanti a un pacchetto di stimolo che in varie forme, secondo me, non ha precedenti dal tempo del secondo dopoguerra mondiale. Bene, lo spenderemo bene, lo spenderemo male, ma non c'è mai stata una mano, virgolette, pubblica, nazionale o europea affidata a quella nazionale di questa dimensione. E almeno l'Europa una roba l'ha detta, cioè vorrebbe utilizzare questa cosa per una trasformazione industriale, poi con finalità climatiche, eccetera, eccetera. Noi ne siamo coinvolti veramente al 100%. Se l'operazione riesce, io trovo che l'Europa sta tentando di posizionarsi su una delle catene del valore mondiale, a effetti mondiali, ma di particolare significato. E onestamente tendo a crederci, cioè tendo a dare fiducia, almeno noi proviamo a dargli fiducia. Qual è il secondo ruolo europeo che, secondo me, qualsiasi cosa diciamo autoflagellandoci, invece non può essere ignorato? L'Europa resta comunque, se non demograficamente, perché demograficamente non è così, un mercato ricchissimo di consumatori e dunque un mercato che gli altri grandi protagonisti, America, Cina e le altre potenze emergenti, hanno per forza nel loro radar, perché siamo grandi consumatori, e l'Europa però è una grande potenza regolatrice. Quindi magari non saremo avanti nella corsa dell'intelligenza artificiale, non saremo avanti nel 5G, non saremo avanti in altre cose, ma questo potere regolatorio, anche se regionale, può essere in qualche modo molto utile nel tipo di reshaping dell'ordine commerciale che si verrà a creare. Grazie, Lapo. Professor Sapelli. Questa cosa del ritorno alla globalizzazione penso ancora più forte dopo la pandemia, quello che ho scritto nel mio ultimo libro per Pergev e Macmillan, Beyond Capitalism, Machine, Work and Profit. Cioè, l'unica globalizzazione che è avvenuta è quella finanziaria. Poi, come ha detto molto bene Lapo, c'è un reshoring. Se si guardano i dati del Labor Monthly Review americani,
dal 2004 ad oggi negli Stati Uniti sono state create, quindi al di là di Obama, Trump, come hai detto giustamente tu, 750.000 posti di lavoro, perché sono tornati dalla Cina negli Stati Uniti 1.000 aziende, piccole, grandi, medie, intelligenti, artificiali. Quindi la lotta per la trappola di Tucidide che c'è non è stata quella che ha determinato invece, e neanche naturalmente la pandemia, come ha ricordato benissimo Lapo, essendo una crisi esogena, perché colpisce tanto la domanda che l'offerta e colpisce anche la riproducibilità degli insediamenti umano stabili, ed è nata per la differenza di quoziente di civilizzazione tra la tecnologia e il metodo di alimentazione, perché i cinesi non sono arrivati al monoteismo, quindi non macellano igienicamente i cibi che mangiano, quindi sono un pericolo, come diceva Jerry Evans su Monthly Review Review, però diciamo la Monthly Review Review è una rivista assolutamente vietata, no, ai cantini, quindi insomma non la possono leggere, una rivista marxista, quindi diciamo avremo molte pandemie ancora finché la Cina, io quello che vedo nel futuro è che andrà avanti questo processo di lenta deglobalizzazione, perché poi c'è un problema fondamentale che segnerà il commercio mondiale, è la deflazione secolare, perché amici cari, qui siamo in un periodo di deflazione secolare e il commercio mondiale dipende largamente da quello che fanno le banche centrali, perché riforniscono i paesi che non sono come la Germania, che ha un surplus commerciale. Quindi questo porterà inevitabilmente, dato che l'Europa non ha una banca centrale e le altre banche sono meno potenti, ad una sudamericanizzazione del mondo e ad una dollarificazione del mondo. A differenza di quello che si pensa, o dei sognatori che volevano unificare l'euro al dollaro, no? Quelli che credevano nel decoupling, no? Tutte queste assolute fandonie. E il futuro è verso la dollarificazione, perché per quella cosa che dicevo prima, la deflazione di cui parlava Hansen, che Lawrence Summers ha ritirato su dalla biblioteca e l'ha reso un po' popolare, ma pur che la gente non legge, ma se uno legge Hansen, aveva già previsto questa cosa qui, aveva già previsto questa deflazione secolare. Quindi il commercio mondiale continuerà a essere quello che più o meno è. Non ci sono grandi cambiamenti. Il problema vero è che colpirà l'Europa, perché se la crisi ricordata bene dall'Apo Pistelli va avanti, questa crisi esogena da pandemia, è bisogno che l'Europa, io penso, sarà costretta a rivedere la politica tariffaria che va nei confronti del mondo. È l'unica unità organica che non ha, è uno zolpera improduttivo, che quindi ostacola, insomma, basta vedere come ha affamato i contadini di tutto il mondo, soprattutto quelli americani, no? In cui solo adesso forse si comincia, diciamo così, a poter mangiare la frutta esotica, perché invece 2.000 contadini fanno la politica tariffaria, 2 milioni di contadini europei fanno la politica tariffaria. Ecco, tutte queste cose qui verranno, io credo, che il Covid e la pandemia, che come ripeto è una crisi che durerà, perché colpisce la domanda e l'offerta, avrà delle conseguenze positive in Europa. Io vedo che la Germania sta cambiando lentamente, l'ordoliberismo è criticato all'interno della CDU, si sono accorti che le supply chain, quelle che si chiamano barbaramente le catene del valore, che invece sono quelle della interconnessione, della centralizzazione capitalistica attraverso le imprese, e sono senza uno sviluppo sano dell'Italia, della Spagna, eccetera, l'industria tedesca e l'industria francese non vanno avanti. Quindi probabilmente le conseguenze più positive che avrà il Covid sarà nel cambiare la politica economica europea, di cui abbiamo un gran bisogno, e forse saremo meno kantiani e più hegeliani. Grazie. Grazie professor Sapelli, anche in chiudere con una nota positiva. Lasciamo in chiusura l'onore e l'onere alla professoressa Giovannetti. Purtroppo sono rimasti pochi minuti, le chiedo di essere molto breve, sono sicuro. Sì, una cosa di cui nessuno ha parlato finora e secondo me è molto importante quando si parla di commercio è l'Africa. L'Africa è un grande continente, è un continente su cui io sono in realtà ottimista, bisognerà vedere adesso cosa succede con la crisi Covid, ma è un continente che sta crescendo, è un continente giovane, è un continente entusiasta,
è un continente che ha fatto un accordo di libero scambio recentemente, che non è stato implementato ma che è stato firmato da 48 paesi. Quindi se noi parliamo di globalizzazione, di commercio, l'Africa diventa un giocatore importante. Qui non se ne è parlato perché diciamo il titolo della sezione era Stati Uniti, Cina e Europa, che sono in effetti i tre grandi players, ma l'Africa secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore che finora è rimasto ai margini della globalizzazione, ma può avere un ruolo molto importante. Collegato a questo due discorsi. Uno, disuguaglianza. Io credo che la critica maggiore che si possa fare a tutti i processi di globalizzazione sia proprio quello che noi abbiamo diminuito la disuguaglianza fra paesi, ma abbiamo aumentato la disuguaglianza all'interno dei paesi. E questa è una cosa su cui non c'è stata abbastanza attenzione, e nelle regole, non dico del WTO che non è che si occupa di disuguaglianza, ma in tutte le regole del commercio mondiale bisognerebbe stare molto attenti a non aumentare la disuguaglianza all'interno dei paesi. Questo è un, diciamo, vero professor Sapelli che ride, però secondo me è una cosa che bisognerebbe considerare. Infine, sul reshoring. Dei lavoratori per cambiare quelle robe lì, non le regole, ci va la lotta sindacale, non le regole dall'alto. Infatti ho detto non devono essere, infatti ho detto questo, ho detto non può essere, non possono essere le regole da WTO, quindi non se ne è parlato, però sicuramente quello è un argomento importante. E infine, per quanto riguarda il reshoring di cui parlava Pistelli, io credo che il reshoring sia a livello regionale e quindi sia a livello, per esempio, a livello europeo, quindi c'è una grossa regionalizzazione, perché io ritengo che il singolo, prima il professor Sapelli ha detto la concorrenza si fa fra le imprese, mi trovo assolutamente, diciamo, e tutto il mio lavoro è proprio su questo, sul ruolo delle imprese su queste cose, ma in realtà all'interno di regionali, perché non tutte le competenze che servono alle imprese per produrre determinati prodotti ci sono a livello nazionale. Quindi io sono tra l'altro favorevole a una regionalizzazione e una europeizzazione di alcuni di questi processi produttivi. Grazie, grazie mille professoressa, penso che abbiamo trovato una linea programmatica da quest'ultimo panel. Io non posso fare altro che ringraziare tutti i relatori, Giulio Sapelli, Giorgio Giovannetti e Lapo Pistelli, e ripassare la parola a Carlotta Ventura, che con ogni probabilità chiuderà questo incontro. Grazie Carlotta. Ringrazio te Arturo, ringrazio tutti gli ospiti del Centro Studi e ringrazio le persone che hanno ascoltato le vostre conversazioni, le vostre lezioni. Almeno per me è stata sicuramente una lezione molto importante e molto interessante. Il dottor Bernabé ha mandato un testo che poi metteremo a disposizione, appunto non gli è stato possibile partecipare. Grazie ancora, sono certa di poter ringraziare anche la parte del Presidente Gennaro e grazie, grazie ancora. Grazie, grazie, a presto, arrivederci. Arrivederci. Saluti a tutti. Ciao a tutti.